Zayaratamatavo Gunjapi Hari Matavo Gunjapi Hari Zayaratamatavo Gunjapi Hari Madhava Gunjapi Hari Jaya Gopi Jana Vallapa Girivaradhari Jana Vallapa Girivaradhari Jaya Gopi Jana Vallapa Girivaradhari Vallapa Girivaradhari Yashoda Nandana Prachachana Ranjana Andana prasasana ranjana Yashoda nandana prasasana ranjana Andana prasasana ranjana Yamuna tira vanachari Tira vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Rata Madhava Gunjabihari Madhava Gunjabihari Jaya Rata Madhava Gunjabi Hari Madhava Gunjabi Hari Jaya Gopi Jana Vallapa Girivaradhari Sanavallata Girivaradhari Jaya Gopi Sanavallata Girivaradhari Lata Girivaradhari Yashoda Nandana Prachachana Ranjana Yashoda Nandana Prachachana Ranjana Dana Prachachana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Vanachari Yamuna Tira Vanachari Vanachari Jaya Rata Madhava Gunjapi Hari Madhava Gunjapi Hari Jaya Rata Madhava Gunjapi Hari Madhava Gunjapi Hari
Jayam Vishpada Paramhamsa Paritraj Gacharya Astutra Sadasari Sri Madhapaya Sarana Aravinda Bhakti Vedanta Swami Maharaj Prabhupada Gitsai Ananda Kudi Vaishnavarinda Gitsai Namatsare Sila Haridas Thakur Gitsai Premsa Gao Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Garadhara Sivasari Gaura Bhaktivarinda Gitsai Sri Sri Radha Krishna Gopa Gopinathi Amakunda Radha Gunakiri Kovatana Gitsai Tutte le glorie ai devoti riuniti di Hare Krishna, tutte le glorie ai devoti riuniti di Hare Krishna, tutte le glorie ai devoti riuniti di Hare Krishna, tutte le glorie Sri Sri Guru e Gauranga. Namo Vishvare Krishna Pareste Bhutale Sri Madhuradana Swamiti Namini. Non sono sicuro anch'io. Che numero? L'ultima lezione l'abbiamo già detto. Che numero è? 12. Yeah, we can start. Già fatto. Sì, ma lui lo ha. È fatto? Sì, l'ultima lezione abbiamo tradotto sempre insieme. Va bene, 13. Sì, non è problema. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So, on this morning, we are reading from Srimad Bhagavatam, Canto 8, Chapter 7, Lord Shiva Saves the Universe, and Text 13. Buongiorno a tutti. Questa mattina leggiamo dallo Srimad Bhagavatam, canto 8, capitolo 6, il titolo è Shiva salva l'universo bevendo il veleno e siamo al verso 13. So I read the Sanskrit and after that word by word translation in Italian. Quindi io leggo il sanscrito e poi traduzione parola però in italiano. Upari adhai satmani gotra netrayo parena te pravishata samettitaha mamantur abdhim tarasa madotkata mahatrinak sophita nakra sakram. Please. Word by word, in Italian. Leggo che cosa? Parola per parola? Yeah, in Italian. Ok. Upari. Verso l'alto, Adacha e verso il basso, Atmani, ai demoni e agli esseri celesti, Gotra Netrayo, alla montagna. No, you should say first Upari and then you should repeat and then the translation and you repeat. Ah, ok. Gotra Netrayo, alla montagna e a Vasuki, che era usato come una corda. Parena, Dio, la persona suprema. Te, essi. Pravisata, entrando in essi. Samedita, abbastanza agitati. Mamantu, frullarono. Abdim, l'oceano di latte. Tarasa, con gran forza, Madauktata, impazziti, Maha Adrina, con la grande montagna Mandar, Kshobita, agitati, Nakra Chakram, tutti i coccodrilli nell'acqua. Translation by Srila Prabhupada. The demigods and demons worked almost madly for the nectar, encouraged by the Lord, who was above and below the mountain and who had entered the demigods, the demons, Vasuki, and the mountain itself. Because of the strength of the demigods and demons, the ocean of milk was so powerfully agitated that all
the alligators in the water were very much perturbed. Nonetheless, the churning of the ocean continued in this way. Traduzione di Sua Divina Grazia Srila Prabhupada. Gli esseri celesti e i demoni lavoravano freneticamente per ottenere il nettare, incoraggiati dal Signore che era sopra e sotto la montagna ed era entrato negli esseri celesti, nei demoni, in Vasuki e nella montagna stessa. Gli esseri celesti e i demoni agitavano l'oceano di latte con tanta forza che tutti gli alligatori nelle acque furono molto turbati. Tuttavia l'oceano continuava a essere frullato. 14. Procediamo al verso 14. Vasuki had thousands of eyes and mouths. From his mouths he breathed smoke and blazing fire, which affected the demons headed by Pauloma, Kaleya, Bali and Ilvala. Thus the demons who appeared like sarala trees burned by a forest fire gradually became powerless. Vasuki aveva migliaia di occhi e di bocche. Dalle sue bocche metteva fuoco ardente e fumo che colpivano i demoni, tra cui Paulom, Kalei, Bali e Ilval. Così i demoni sembravano alberi sharal bruciati in una foresta in fiamme e gradualmente persero il loro potere. 15. Because the demigods were also affected by the blazing breath of Vasuki, their bodily lusters diminished, and their garments, garlands, weapons, and faces were blackened by smoke. However, by the grace of the Supreme Personality of Godhead, clouds appeared on the sea, pouring torrents of rain, and breezes blew, carrying particles of water from the sea waves to give the demigods relief. Verso 15. Poiché anche gli esseri celesti erano disturbati dal respiro ardente di Vasuki, il loro corpo perse splendore, i loro abiti, le loro ghirlande, le loro armi e i loro volti erano anneriti dal fumo. Ma per grazia di Dio, la Persona Suprema, apparvero nuvole sul mare a riversare torrenti di pioggia e il vento si alzò per dare sollievo agli esseri celesti, sollevando spruzzi d'acqua dalle onde del mare. 16. When nectar did not come from the ocean of milk, despite so much endeavor by the best of the demigods and demons, the Supreme Personality of Godhead, Achita, personally began to churn the ocean. Verso 16. Nonostante tutti gli sforzi dei migliori tra gli esseri celesti e i demoni, il nettare non usciva dall'oceano di latte. Allora Dio, la Persona Suprema, agita in persona, cominciò a frullare l'oceano. 17. The Lord appeared like a blackish cloud. He was dressed with yellow garments. His earrings shone on his ears like lightning, and his hair spread over his shoulders. He wore a garland of flowers, and his eyes were pinkish. With his strong, glorious arms, which averred fearlessness throughout the universe, he took hold of Vasuki and began churning the ocean, using Mandara Mountain as a churning rod. When engaged in this way, the Lord appeared like a beautifully situated mountain named Indranila. Verso 17. Il Signore apparve simile a una nuvola scura. Era vestito di abiti gialli, gli orecchini scintillavano come lampi ai suoi orecchi e i suoi capelli erano sciolti sulle spalle. Indossava una ghirlanda di fiori e gli occhi avevano riflessi rosati. Con le braccia forti e gloriose, che scacciano la paura dall'intero universo, afferrò Vasuki e cominciò a frullare l'oceano usando la montagna Mandar come bastone. Impegnato in quest'opera, il Signore sembrava la bellissima montagna Indranil. The, 18. The fish, sharks, tortoises and snakes were most
agitated and perturbed. The entire ocean became turbulent, and even the large aquatic animals like whales, water elephants, crocodiles and dimingala fish, large whales that can swallow small whales, came to the surface. While the ocean was being churned in this way, it first produced a fiercely dangerous poison called hala hala, hala hala. Verso 18, traduzione. I pesci, gli squali, le testuggini e i serpenti d'acqua erano molto agitati e turbati. L'intero oceano ribolliva e anche gli animali acquatici, come le balene, gli elefanti d'acqua, i coccodrilli e i pesci timinghil, cioè balene molto grandi che si nutrono di balene più piccole, vennero in superficie. Frullato in questo modo, l'oceano produsse dapprima un potentissimo veleno chiamato Alahal. 19. O King, when that uncontrollable poison was forcefully spreading up and down in all directions, all the demigods, along with the Lord himself, approached Lord Shiva, Sadashiva. Feeling unsheltered and very much afraid, they sought shelter of him. Verso 19. O re, quando questo veleno incontrollabile cominciò a riversarsi in ogni direzione, tutti gli esseri celesti insieme col Signore stesso avvicinarono Shiva, ovvero Sada Shiv, sentendosi privi di aiuto e molto spaventati, cercarono rifugio in lui. Purport by Srila Prabhupada. One may question that since the Supreme Personality of Godhead was personally present, why did he accompany all the demigods and people in general to take shelter of Lord Sadashiva instead of intervening himself? In this connection, Srila Madhva Acharya warns, Rudrasya yaso arthaya svayam visnur visambipuhu na sancha sansahre samartopi vayum koce prasantaye. Lord Vishnu was competent to rectify the situation, but in order to give credit to Lord Shiva, who later drank all the poison and kept it in his neck, Lord Vishnu did not take action. Spiegazione. Ci si può chiedere perché Dio, la persona suprema, che rappresenta in persona, accompagnasse tutti gli esseri celesti e la gente a prendere rifugio in Sadashiv, invece di intervenire personalmente. A questo proposito, Srila Madhvacharya commenta: Sri Vishnu era perfettamente in grado di risolvere la situazione, ma non passò all'azione per dar credito a Shiva, il quale più tardi poté bere tutto il veleno e tenerlo nella gola. Om akhyanati mirandasya gyananjana salakaya saksurun militam yena tasmai sri gurave namaha. So the first verse that we read says that the demigods and demons worked almost madly for the nectar. Quindi il primo verso che abbiamo letto di questa serie ci spiega che i semidei e i demoni stavano lavorando freneticamente allo scopo di ottenere questo nettare. So that means that the nectar was something very much desired by both parties. Questo ci fa comprendere come questo nettare fosse qualcosa considerato altamente desiderabile dai due partiti, cioè quello degli esseri celesti e quello dei demoni. Somewhere it is said that this nectar gives immortality. Altrove viene precisato che questo nettare ha la capacità di conferire l'immortalità. But as we know, no one is immortal in this material world in material body. Ma ricordiamo che nessuno può essere immortale in questo
mondo materiale finché vive in un corpo fatto di materia. Therefore it is explained that this nectar gives long duration of life and happiness. Viene quindi specificato che questo nettare può soltanto concedere una vita molto molto lunga, non proprio l'immortalità. But immortality one can achieve only on spiritual platform. Perché l'immortalità si può raggiungere soltanto nel momento in cui si ascende alla piattaforma spirituale. So you know Lord Krishna's instructions in Bhagavad Gita chapter 2. Quindi teniamo presente le istruzioni del Signore Krishna nel secondo canto della Bhagavad Gita. The spirit soul does not have birth nor death. L'anima spirituale non subisce né la nascita né la morte. He has not come into being, does not come into being, and will not come into being. Essa non è venuta ad essere né mai verrà ad essere. He is eternal, ever existing. Eternal, ever existing. L'anima è immortale ed esiste da sempre. Unborn and primeval. Senza nascita e senza inizio. He is not slain when the body is slain. Non viene uccisa quando è ucciso il corpo. That means that actually, as we are spirit souls, we are eternal. Questo significa che anche noi, se ci consideriamo anime spirituali, siamo eterni. Therefore, the Shastra offers us spiritual knowledge in order to achieve immortality. The Shastra offers us spiritual knowledge. Pertanto gli Shastra ci offrono la conoscenza spirituale necessaria a raggiungere lo stato dell'immortalità. So therefore we are not madly after nectar. Per questo noi non andiamo sicuramente a cercare il nettare dell'immortalità. Devotees, they are mad after the dust at the lotus feet of the pure devotees. I devoti si limitano a svolgere servizio devozionale ai piedi dei puri devoti. Because in that dust, the lotus feet of the spiritual master or pure devotees, there is Krishna Prema. Perché è solo ai piedi del maestro spirituale, ovvero ai piedi dei puri devoti, che noi possiamo trovare Krishna Prema, l'amore divino. There is the pure love for Krishna. L'amore puro per Krishna. It is explained in Shastra that there are three things we should get. Viene spiegato negli Shastra che noi dovremmo ottenere tre cose. It is the dust from the lotus feet of the spiritual master, it is the remnants of his food, and it is the water that has washed his feet. La polvere dai piedi di loto del maestro, il cibo che è stato lasciato da lui, gli avanzi del cibo dedicato a lui e poi l'acqua che è stata usata per lavare i suoi piedi di loto. These items are very purifying and they will awaken our love for Krishna in our hearts. Queste tre cose sono particolarmente sacre e hanno la capacità di risvegliare nei nostri cuori l'amore per Krishna. So then in the verse 15 it was said that because the demigods were also affected by placing breath of Vasuki, their bodily luster diminished and their garments, garlands, weapons and faces were blackened by smoke. However, by the grace of the Supreme Personality of Godhead, clouds appeared on the sea pouring torrents of rain and breezes blew, carrying particles of water from the sea waves to give the demigods relief.
Nel verso quindicesimo si dichiara che anche gli esseri celesti erano disturbati dal respiro ardente di Vasuki, e quindi il loro corpo perse splendore, i loro abiti, le loro ghirlande, le loro armi e i loro volti erano anneriti dal fumo. Per grazia però di Dio, la persona suprema, apparvero nuvole sul mare a riversare torrenti di pioggia, e il vento si alzò per dare sollievo agli esseri celesti, sollevando spruzzi d'acqua dalle onde del mare. So this means that because the demigods, they were in the mode of goodness. Questo significa che gli esseri celesti erano nella status della virtù. They suffered relatively less. They suffered. Essi soffrivano relativamente meno. Like it was explained that the demons who were in the mode of passion, they were suffering very much because of this blazing fire and smoke from Vasuki's mouths. Viene invece spiegato che i demoni soffrirono molto di più a causa del fuoco ardente e del fumo che uscivano dalle innumerevoli bocche di Vasuki, anche perché i demoni erano permanentemente quasi nello status della passione di Raja. But the Supreme Personality of the Godhead did not alleviate their suffering. Ma la Suprema Personalità di Dio non agisce direttamente per alleviare queste sofferenze. But he did so for the demigods. Tuttavia, il Signore si prodiga per placare le sofferenze degli esseri celesti. So, from these verses we understand that those who cultivate the mode of goodness in this material world, they don't have to suffer so much than the others. Da qui viene quindi chiarito che coloro che in questa vita coltivano l'attitudine della virtù hanno in genere a soffrire molto meno di coloro che si abbandonano alle passioni. This could be very good impetus for cultivating mode of goodness. E questo può darci una potente ispirazione per spingerci a coltivare la virtù. But no, we complain that it's so difficult. Ma no, invece in genere le persone si lamentano perché è troppo difficile, dicono. So many rules and regulations. Troppe regole, troppi precetti. And restrictions. Eccessive restrizioni. We have to see what do we eat. We have to always keep our clean and wash the clothes and rooms and ourselves. Dobbiamo controllare cosa c'è bisogno in quella determinata situazione, tenere i nostri vestiti lavati, eccetera, eccetera. Then we have to control our speech and our mind and thoughts. E dobbiamo controllare i sensi, la mente, i pensieri. And so on. And we think that, oh, this is too much. E uno può finire per pensare, no, ma questo è troppo. Why I don't just live in passion and ignorance? There is no such rules. Why? Why I don't just live in mode of passion and ignorance? Allora preferiscono magari cadere al livello della passione o dell'ignoranza in cui tutte queste regole non ci sono di fatto. Like the most of the people do. Ed è così che si comporta la maggioranza delle persone. But the truth is that if we want to be happier in this world, we have to take a mode of goodness and then we have to pay the price. Ma se vogliamo elevarci da questo mondo materiale, dobbiamo assumere l'attitudine della virtù. So the next verse 16 says that Sai Sere Rata Ratsundar Tsaganat Panasubatnitai Kora Sundar Gitsa. When the nectar did not come from the ocean of milk, despite so much endeavor by the best of the demigods and demons, the Supreme Personality of Godhead Acita personally began to churn the ocean. Il verso seguente, il sedicesimo verso, ci racconta che nonostante tutti gli sforzi dei migliori tra gli esseri celesti e i demoni, il nettare non usciva dall'oceano di latte. E allora Dio, la persona suprema, agita in persona, cominciò a frullare l'oceano. So in Bhagavad Gita,
Krishna explains in 18th chapter that there are five factors for accomplishment of action. Quindi nella Bhagavad Gita Krishna ci spiega che ci sono cinque fattori che permettono il successo in una determinata azione. These factors were the place which refers to body, the place which refers to body. Bali? Body, this body. Ah, questi cinque fattori vengono descritti in riferimento al corpo. And it's one, and the second one was the doer. Secondo, doer. E colui che agisce. And this refers to soul. E questo si riferisce all'anima. Then different senses. Poi ci sono i vari sensi. These three. E quindi siamo a tre. And then many kinds of endeavor. E quindi poi vari generi di sforzo, quindi siamo a 4. 4. And then ultimately super soul, 5. E infine abbiamo anche l'anima suprema, quindi siamo a 5 elementi. So whatever we a man is doing, these five factors are always there. E quindi qualsiasi cosa una persona faccia, qualsiasi azione si intraprenda, per avere successo ci devono essere presenti questi cinque fattori. So in this verse we see that the demigods and demons they were endeavoring greatly but that they couldn't get the result of the journey. Quindi noi qui vediamo che gli esseri celesti e i demoni stavano facendo degli sforzi enormi eppure il successo mancava. So all the factors were there, the place is, which means their bodies. Then the doers, which means the souls, and then senses, endeavors. Eppure alcuni fattori c'erano senza dubbio, il posto, i corpi, cioè colui che fa l'azione, quindi l'anima, c'erano tutti questi fattori necessari. But there were no result. Ma mancavano i risultati. Unless the Supreme Personality of Godhead appeared. Finché non apparve Dio, la persona suprema. Then there were results. E allora i risultati ci furono. So often we forget this, that although we may endeavor very hard, and senses are there, our bodies are there, and the soul has a desire to do something, but there is no result. E spesso noi dimentichiamo l'importanza di questo. Tante volte noi intraprendiamo un'azione con grande sforzo. Ci sono tutti i fattori necessari per il successo, come i corpi adatti, la decisione presa nell'anima, i sensi. C'è tutto. Because something is missing. Ma alla fine però qualcosa manca. What is that? What is missing? E che cosa sta mancando? That is the super soul who sanctions. L'anima suprema. Who sanctions. Ultimate sanctioner. La sanzione, la volontà. If he doesn't sanction, then there is no result. E se manca questa sanzione, questo permesso divino, allora il risultato non ci può essere. So, have you noticed this sometimes? Non so se voi avete notato delle volte. So sometimes we, in Krishna consciousness, we want to do something very much, but there is no good result. The reason is that we are acting on the platform of false ego. E tante volte anche quando siamo in coscienza di Krishna, noi desideriamo ardentemente di fare qualcosa, ma malgrado i nostri sforzi non siamo coronati dal successo. E in questo caso è perché invece che dalla devozione siamo in realtà stati guidati dal falso ego. And Krishna, super soul, doesn't sanction our activities. E quindi l'anima suprema non permette la nostra attività. Unless our consciousness changes. Consciousness changes. Consciousness, excuse me. Changes.
salvo che la nostra coscienza non cambi. So then Krishna may sanction, because he sees that this devotee is now sincere, he or she wants to please me with his or her service. E quindi Krishna dà il suo assenso, il suo aiuto soltanto laddove il devoto è sincero, soltanto laddove il devoto o la devota vuole effettivamente compiacere Krishna nel suo servizio. So when we are acting on the level of false ego, then there is always this some desire to enjoy ourselves. Quando invece noi agiamo sul piano del falso ego, il nostro fondamentale desiderio è quello di compiacere noi stessi. Because this false ego, it means that I'm this body, I'm the enjoyer. Perché fondamentalmente seguire il falso ego significa accettare io sono questo corpo e io sono colui che si deve compiacere. So then we go to the last verse, what we read. Quindi, quando noi andiamo a vedere le ultime parole. And Srila Prabhupada's purport of this verse. It is explained that then the poison came out and Lord demigods and demons along with the Lord, they went to see Lord Shiva to ask help from him. Se procediamo nella lettura, ci viene spiegato che da questo processo in cui viene frullato l'intero oceano viene prodotto un potentissimo veleno. Siccome questo veleno è incontrollabile, comincia a riversarsi in ogni direzione, tutti gli esseri celesti insieme col Signore stesso avvicinano Shiva. And his purpose, Srila Prabhupada explains why did they go to see Lord Shiva, although the Supreme Personality of Godhead himself was present. E nella spiegazione Prabhupada chiarisce il motivo per cui Dio, la persona suprema che era presente in quel luogo in persona, va ad accompagnare tutti gli esseri celesti e la gente a prendere rifugio in Sadashiva invece di intervenire personalmente. Because one may ask that if the Supreme Personality of Godhead is there, why he didn't drink the poison, why did they go to Shiva? Ma in effetti uno si può chiedere, ma perché se Dio è presente lì, perché bisogna andare a scomodare Shiva per salvarsi dal veleno? What is the relationship between Lord Vishnu and Lord Shiva? Qual è la relazione tra il Signore Vishnu e il Signore Shiva? Is Lord Vishnu superior or is Lord Shiva superior? Chi dei due è superiore all'altro, Shiva o Vishnu? This is the question. So we have to get the right information from the Guru Parampara. Quindi dobbiamo cercare di ottenere la corretta informazione dalla successione, dal lignaggio spirituale, cioè dalla Parampara. Otherwise we cannot understand these shastras. Altrimenti la comprensione degli shastra ci risulterà impossibile. Or we can misunderstand or misinterpret. E quindi possiamo anche comprendere in modo sbagliato. There are four Vaishnava sampradayas which are like authoritative. Ci sono quattro sampradaya, quattro lignaggi autentici. And these are sampradayas which originate from Lord Brahma. Queste sono le sampradaya che hanno origine dal Signore Brahma, Lord Shiva, dal Signore Shiva, Mahalakshmi, da Mahalakshmi, and four Kumaras. E dai quattro Kumara. So we have to take initiation from one of these sampradayas. Quindi si dovrebbe chiedere l'iniziazione in una di queste quattro sampradaya. Then we can get the real knowledge. E in tal caso noi possiamo ottenere la vera conoscenza. Real transcendental knowledge and understand the meaning of the shastras. Una vera conoscenza che si traduce in un'effettiva comprensione degli shastra. Outside these four sampradayas,
there is also Vedic wisdom. Anche al di fuori di queste sampradaya si trova la saggezza vedica. But there is not absolute knowledge. Ma non vi è assoluta conoscenza. There are lots of speculations and misunderstandings and misinterpretations. Ci sono speculazioni infinite, incomprensioni, interpretazioni sbagliate. You can see it when you associate with New Age people. Questo si può notare quando si avvicinano le persone che sono influenzate dalla corrente di pensiero cosiddetta New Age. They have some Vedic wisdom. Queste persone sono venute in contatto entro un certo limite con la sapienza vedica. And they often have good intention to develop more goodness. E spesso hanno delle buone intenzioni di sviluppare il livello della virtù. But then there is great confusion about all the gods mentioned in the Vedic literature. Ma d'altra parte c'è una profonda confusione riguardante le divinità che vengono menzionate nella letteratura vedica. Are they all the same? All on the same level? Is this one superior to that one, or how is it? Sono queste divinità tutte sul medesimo livello? Ce n'è una superiore alle altre, oppure no? Ultimately, are we all gods? You are God, I am a God. You are all right, I am all right. Altrimenti, vabbè, si va a finire che sono tutti questi dei sono un po' sullo stesso livello e quindi abbiamo tutti ragione. And everything is one. E tutto è uno. This kind of confusion, no actual spiritual knowledge. Questo tipo di confusione rende impossibile la vera conoscenza spirituale. Therefore, if we read Prabhupada's books, we are very fortunate because we get this real knowledge. Quindi chi può leggere i libri di Prabhupada è molto fortunato perché così si può ottenere l'autentica conoscenza spirituale. So the first thing that came out from the churning was poison. Quindi la prima cosa che uscì quando l'oceano venne frullato fu veleno. Also, when we come to Krishna consciousness and start this process purification, the first thing that comes out from the heart is poison. Anche quando noi ci avviciniamo alla coscienza di Krishna e iniziamo questo processo di purificazione, la prima cosa che emerge è il veleno. And this means different anarthas. E questo veleno simboleggia una varietà di anartha. And anartha means unwanted desires. Anartha significa desiderio non voluto, desiderio inconscio. Desires that are unfavorable to devotional service. Si tratta di desideri che vanno in direzione contraria al servizio devozionale. So then the devotee, he has to deal with these anarthas and try to purify himself or herself from these unwanted things. E quindi il devoto deve saper fronteggiare questi anartha allo scopo di procedere comunque nel servizio devozionale. So we will see that Lord Shiva is coming and drinking the poison. E quindi vediamo che il Signore Shiva sta per arrivare e quello che farà sarà poi bere tutto il veleno e tenerlo nella gola. So Krishna also drank the poison. Anche Krishna beve il veleno. So do you remember when? Magari ricordate in quale occasione. Krishna is drinking the poison. Nella sua infanzia? Putana, sì, good. Quando la strega Putana tentava, no, di avvelenarlo. Sì, Putana, she was a very powerful witch and agent of
King Kansa, and she came to Gokula in order to kill small Krishna. C'era questa potente strega al servizio del tiranno Kamsa che era, si era recata a Gokula allo scopo di uccidere il piccolo Krishna. And she had spread very deadly poison on her breast. E ella aveva sparso sul suo seno del veleno effettivamente mortale. And she assumed an illusory form of a celestial lady. E ella aveva assunto la forma illusoria di una donna dalla bellezza celestiale. And in that form she entered Gokula. And she was allowed to go into the house. In quella forma affascinante era entrata in Gokula ottenendo il permesso di entrare nella casa dove giaceva il piccolo Krishna. And she was planning that when she puts her breast to the mouth of the Krishna, this baby will immediately die. E aveva la strega era sicura che nel momento stesso in cui lei avesse avvicinato il suo seno avvelenato alla bocca del piccolo Krishna, il neonato sarebbe morto immediatamente. But she was sensing that the presence of a very powerful person when he entered the room of Krishna. Ma quando ella entrò nella stanza dove c'era il piccolo Krishna, poté percepire la presenza di un essere molto potente. But because she had this obstinance of a demon, she didn't mind about this. Ma siccome lei aveva questa ostinazione demoniaca, continuò nel suo progetto. Thinking that anyway I'm more powerful. Lei pensava di, si illudeva di essere lei stessa molto più potente. Then Krishna drank the poison. Milk and her life breath. Krishna dal seno della strega succhiò non solo il veleno senza danni, ma anche il latte, poi la vita stessa, l'essenza vitale stessa della strega. And then she couldn't uphold this illusory form anymore. She assumed her original form and died. E quindi la strega perse la sua forma illusoria e morì assumendo la sua forma reale. Okay, we have to end here. Thank you very much. Io direi che chiudiamo qui e ringrazio tutti. Thank you for your attention. Do you want to ask something? Naturalmente, se qualcuno vuole fare domande, comment. Prego. Domande e commenti, prego. Said why they have called specifically Lord Shiva to doing the poison. Why Lord Shiva? Yeah, understood. Yeah, thank you. I didn't speak about that because in following verses it will be explained. Non l'ho specificato perché verrà, in effetti sarà oggetto di spiegazione nei versi successivi. But we can say that because Lord Shiva is Vaishnavanam Yatha Sampu, best of the Vaishnavas. Si può dire che questo è perché Shiva è il migliore tra tutti i Vaishnava. Therefore, out of his compassion for all living entities, he did this. E quindi egli ha una compassione illimitata nei confronti dei devoti. So, and then we will hear more later on. Quindi ascolteremo ulteriori spiegazioni nei versi che seguono. So now we take respect Krishna Parasara and then chant the holy name and purify our hearts. Quindi ora noi possiamo andare a prendere Prasada e purificare i nostri cuori. Yeah, e cantare il santo nome. Cantando il santo nome. Thank you. Srila Prabhupada Ki Jai.